Uno? No, no. 3-2-1 era un in senso lato, diciamo, ecco. 9-8. È bello essere qui con voi. La conoscete quella dell'avvocato, il notaio e il... No, non la conoscete, però no, non ve la racconterò. Queste sono le fasi nelle quali è bello essere qui ed avere il microfono. È tipo quando sali in ascensore col condomino. Esatto, che bel te, bella giornata. A Treviso abbiamo trovato caldo, oggi Potevi tirar pensavamo. fuori le chiavi e iniziare. Quanti sono i colleghi che poi saranno presenti negli altri panel? Alzino la mano. Ok, no, giusto, okay, no, giusto per capire, insomma, così. Ok, perfetto, buon pomeriggio a tutti. Sono Stefano Epifani, sono presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, partner del festival. Si sente, sennò poi qui sembra troppo forte. Dicevamo, siamo in diretta YouTube, questo ve lo comunico, quindi potevate anche stare a casa quelli che sono qui, siete venuti a fare, eravamo su YouTube. Quindi dicevamo, siamo in diretta, peraltro io mi scuso in anticipo con gli interpreti LIS, perché questo e gli altri tre panel che seguono sono tradotti in LIS, nel linguaggio dei segni. Mi scuso perché correremo come dei matti, quindi dovrete fare un sacco di fatica, me li immagino tutti sudati, poi vorrò rivedere la registrazione di tutti questi interpreti LIS sudati perché si sono stancati un sacco, poveretti. Mi scuso con voi, ma dobbiamo correre, correre, correre. E corriamo verso il primo panel che si occupa di intelligenza artificiale, di dati e di differenze di genere. Un panel importante perché partiamo da uno dei temi più significativi e lo facciamo con i nostri ospiti. Ospiti che io, ovviamente, per non dimenticare, mi sono segnato sul mio, anche se metà li ho invitati io, mi sono segnato sul telefono. Quindi, quando vedrete che sto sul telefono, in realtà non sto facendomi i fatti miei, sto leggendo gli appunti perché, come dire, ho il buffer di memoria di un pesce rosso. Abbiamo, cominciamo da Tiziana Catarci a Roma, collegata in videoconferenza, direttrice del DIAG, Andrea Covino di SAS, Lara Lazzaroni dell'Università degli Studi di Siena, Alvise De Blasio di Estilos e Andrea Zinno di Denodo. Modera Stefano Epifani, ah no, quello sono io. Allora, quindi potevo risparmiarvelo. Allora, intelligenza artificiale è il filo rosso che collegherà tutti quanti i panel del pomeriggio. Quindi chi di voi avrà la masochistica idea di stare qui dalle 4 alle 8 vivrà questo fil rouge e cercheremo di costruirlo come tale nella misura in cui cercheremo di connotare ognuno dei tavoli con un tema specifico. Abbiamo cominciato da quello che riteniamo sia uno dei più significativi, quello delle differenze di genere, perché spesso si pensa che affidando al computer, all'intelligenza artificiale, poi dovremo pure capire cos'è questa intelligenza artificiale, affidando a questa mente, questo pensiero profondo, come diceva Douglas Adams, si risolvono i problemi di genere. Beh, in realtà così non è, perché scopriremo che in realtà l'intelligenza artificiale, se non gestita correttamente, non fa altro che perpetrare gli errori e le storture che le persone hanno costruito nel tempo attorno ai dati. Perché? Perché voi sapete che l'intelligenza artificiale è fatta di due cose, dati e algoritmi, ma i dati li generiamo noi, gli algoritmi li scriviamo noi. Quindi ci sono due problemi quando abbiamo a che fare con l'intelligenza artificiale. Il primo è che i dati sono biassati, si dice, quindi sono pensati male. O meglio, si basano su dei comportamenti che sono consolidati e nel caso delle differenze di genere e delle discriminazioni noi siamo fortemente discriminanti. Vi faccio un esempio semplice, semplice. Chi di voi ha uno smartphone, quindi tutti, prenda il proprio smartphone e cerchi su Google Translate la traduzione di sta facendo le pulizie e poi cerchi la traduzione di sta costruendo un ponte. Vedrete che nella traduzione di sta facendo le pulizie, la traduzione è she's cleaning the room. E quando andate a cercare sta facendo un ponte, he's planning a bridge. Ora mi dovete spiegare per quale motivo, visto che io ho usato il neutro, sta, l'ha tradotto al femminile per le pulizie piuttosto che al maschile per la costruzione di un ponte. Questo è uno degli argomenti di cui parleremo nei prossimi 38 minuti e 22 secondi. E quindi io, per aprire il tema, lascio subito la parola alla professoressa Lazzaroni, che è un'esperta di diritto del lavoro, quindi va a guardare a quelli che sono i punti di contatto tra questo tema e quello che succede quando andiamo poi in azienda, e introdurrà un po' l'argomento, dopodiché verrà chiosata anche dalla professoressa Catarci e dai colleghi che sono qui, che ci racconteranno anche dal punto di vista tecnico quali sono le storture, quali sono le possibili interpretazioni distorsive, dove si nascondono questi bias e che danni possono fare. Allora, quindi dovessimo ragionare in termini di inquadramento generale del tema nei punti di contatto tra questo e la vita quotidiana che si esplicita poi anche nel mondo del lavoro. Che succede?
Benissimo, grazie intanto a chi ha presentato anche il mio intervento, insomma, e agli organizzatori di questa giornata, cercando anch'io di parlare non così rapidamente, ma non mi viene granché facile, devo dire la verità. Vabbè, quando si parla di intelligenza artificiale, di discriminazioni, ovviamente lo ha accennato adesso Stefano Epifani, il focus centrale, il diritto del lavoro, costituisce una lente privilegiata di osservazione, perché è una lente che lo stesso legislatore europeo individua come una lente centrale per definire le problematiche discriminatorie. Peraltro la discriminazione nei luoghi di lavoro è una dimensione, ha un impatto, diciamo così, particolarmente significativo e desta problematiche di non poco conto, quindi costituisce una misura piuttosto critica, come lo stesso Consiglio di Stato ha più volte cercato di evidenziare. Perché questo aspetto di criticità? Perché in realtà abbiamo anche la percezione che la tecnologia sia in qualche modo uno strumento neutrale, no? Non discriminatorio. Dice lo stesso Consiglio di Stato alla fine del 2019, sia più trasparente e non di pancia. In realtà quindi il datore di lavoro ha spesso la percezione che se si dota di strumenti di tecnologia digitale, quindi di sistemi di intelligenza artificiale, questo gli possa consentire di gestire l'azienda attraverso un management algoritmico che è più trasparente, meno contestabile. In realtà questo tipo di immaginare, questo tipo di idea è un'idea per certi versi, da un certo punto di vista, distorto, perché è importante che quel datore di lavoro, come chi gestisce i rapporti di lavoro con i dipendenti, abbia in realtà una percezione molto concreta di che cosa fa, di come opera l'algoritmo, di quelli che possono essere gli impatti dell'algoritmo. Tant'è vero che la poca giurisprudenza che si sta comunque cominciando a formare su questo argomento tende a dire che i criteri di riferimento dovrebbero essere quello senza dubbio della trasparenza sul sistema di funzionamento dell'algoritmo, del meccanismo di controllo umano sul funzionamento dell'algoritmo e allo stesso tempo prevedere un sistema che consenta all'umano, quindi al datore di lavoro in questo caso, di poter rivalutare quella che è la determinazione a cui è giunta la macchina, quindi rivalutare l'output. È chiaro che in un meccanismo di questo tipo l'aspetto decisamente importante che il datore di lavoro è tenuto a dover vagliare e comunque a pretendere dal fornitore dell'algoritmo è che il sistema di intelligenza artificiale non cada in stereotipi o in discriminazioni, perché questi sono un po' gli aspetti forse più significativi, no? Quindi quello dello stereotipo, di cui ha fatto un esempio anche introduttivo Stefano Epifani, è infatti l'elemento principale più preoccupante. Lo stereotipo si ha nello stesso linguaggio con cui si formula un sistema di intelligenza artificiale, quindi il programmatore inserisce un modello in qualche modo stereotipato di visione e di lettura del sistema di intelligenza artificiale, e questo tema della stereotipizzazione in qualche modo è talvolta addirittura favorito dagli interessi economici dei fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, no? Chi commercializza, faccio un esempio per tutti, chi commercializza un sistema di intelligenza artificiale magari è portato a fare in modo che quella macchina, quello strumento, sia più vicino, si integri alla meglio con l'individuo che lo utilizza e magari che so da un volto umano piuttosto che utilizza una voce che ha una certa caratteristica, più femminile o più maschile. Quindi questo può indurre alla creazione di stereotipi, no? Il tema della voice technology, degli stereotipi che in qualche modo poi ricalcano un modello femminile. Solo le donne a cui si chiede a cui si rivolge la richiesta di essere servite, le donne che acconsentono e rispondono attraverso appunto una voce femminile. L'altro esempio che possiamo fare accanto al tema degli stereotipi è appunto il problema della discriminazione che si annida all'interno del set dei dati di istruzione che vengono forniti al sistema di intelligenza artificiale. In questi casi forse una riflessione più significativa, cioè considerato che siamo in una dimensione globale, no? Non possiamo più pensare che sistemi di intelligenza artificiale vengano realizzati solo in Italia e commercializzati nel nostro paese. Questo significa che a volte questi sistemi, anzi molto spesso, vengono realizzati da parti, in zone, in continenti che hanno una scala valoriale, proprio dal punto di vista delle discriminazioni, anche profondamente diverse dalle nostre. Ciò che è considerato discriminazione in Italia o in Europa non è detto che lo sia altrettanto e nello stesso modo in altre parti del mondo in cui questi set di dati vengono utilizzati per istruire il sistema di intelligenza artificiale.
Un esempio solo, mi limito a questo, di ricadute possibili, noi lo vediamo ad esempio sul sistema del reclutamento digitale. Il datore di lavoro ha due modi, no, per reclutare il personale: si fa i singoli colloqui con gli aspiranti candidati, oppure utilizza ad esempio un sistema di intelligenza artificiale che gli consenta di poter individuare il candidato migliore. Cioè, questi due modelli, se visti singolarmente, messi l'uno di fianco all'altro, potrebbero generare, essere forieri di discriminazioni dello stesso tenore. Anche il datore di lavoro può avere un approccio indubbiamente discriminatorio. Il problema qua si svela sui grandi numeri, perché se immaginando che siano 100 i datori di lavoro che intendono assumere personale, se 100 di questi utilizzano un sistema di intelligenza artificiale che contiene un dato distorto, un modello che ingenera discriminazioni, la discriminazione si riprodurrà a cascata sui 100 datori di lavoro, e nella statistica concreta magari non sarebbero stati 100 i datori di lavoro che avevano un approccio discriminatorio. Insomma, questo è davvero giusto un piccolo, no, assaggio, un piccolo elemento per individuare quelli che sono gli aspetti di prevalente criticità nella gestione poi concreta dei sistemi di intelligenza artificiale. Ecco, questi sono problemi che si pongono, ma questi problemi, diciamo, vengono generati spesso dal dato in sé che genera distorsioni. E quindi sembra strano, ma in funzione del dato che usi ottieni risultati diversi, anche in funzione di come lo usi. È il tema della data explainability. Io chiederei a questo punto a Andrea Zinno, come funziona questo fatto? Cos'è questa data explainability? Perché dobbiamo stare attenti a comprendere la natura del dato per capire come trattarlo? Sì, funziona. Dobbiamo correre, quindi probabilmente non sarò in grado di rispondere. Funziona in maniera molto complessa. Normalmente in questi eventi si cerca di semplificare ciò che è complesso. Io ahimè temo che dovrò fare un po' l'opposto, perché spesso siamo tentati a pensare al dato come un qualcosa di oggettivo, che sta lì, che ci è stato donato da qualcuno, quando non è così. Come non è così la tecnologia? Prima lei, la professoressa, ha detto giustamente, tendiamo a pensare che la tecnologia sia imparziale, sia super partes. Secondo me lo è l'uso che ne facciamo che non è, esattamente come un martello, per il 99% di noi è uno strumento utile a piantare un chiodo, se lo date in mano a un serial killer diventa un'arma. Il problema è che il dato, allora innanzitutto tutto il processo di apprendimento, il dato lo potete vedere come l'analogo digitale degli occhi nel mondo analogico. Se noi pensiamo a come curiamo l'apprendimento dei nostri figli, dei giovani, abbiamo esattamente lo specchio di quello che succede nel mondo dell'intelligenza artificiale. Quante volte noi guidiamo l'apprendimento dei figli basandoci su quelle che sono i nostri pregiudizi, convinzioni? Quante volte scegliamo una scuola per l'ambiente che c'è in quella scuola piuttosto che per la didattica? Quante volte frequentiamo o non frequentiamo? Stiamo di fatto selezionando il campione sul quale i nostri figli cresceranno. E questo è un elemento fondamentale, che è quello che dicevi te, il famoso bias di selezione. Cioè il dato, ci sono dei dati che sono oggettivi, pensate ai dati prodotti dai sensori, sono dati meccanici, chiunque passi davanti a un sensore, che sia una telecamera o meno, produce un dato. Il problema è poi c'è qualcuno che li seleziona, e lì entra in gioco la soggettività e il comportamento personale. In più, in molti, non in tutte, ma in molti delle tecniche di intelligenza artificiale, c'è il ruolo del, chiamiamolo, supervisore. Io ti do dei dati, ti do i famosi esempi e ti dico ogni esempio se è un esempio positivo o negativo. Quindi aggiungiamo bias a bias. Quindi questo non per dire bisogna essere pessimisti, ma l'intelligenza artificiale, se pensate, quando nacque, adesso non se ne parla più, però veniva vista come un modo che, diciamo, attendere, non dico avrebbe sostituito l'essere umano, ma avrebbe prodotto qualcosa di indistinguibile. Questo non vuol dire qualcosa di vero, qualcosa di... diciamo la verità a noi non ci appartiene, non vorrei entrare nel filosofico, è qualcosa di verosimile, come qualsiasi cosa di verosimile anche il dato contribuisce a portare all'interno dei modelli quelle che sono le convinzioni e i pregiudizi. Ora ovviamente, quindi capirete che è un tema estremamente complesso, è legato all'uso che si fa del dato. Wittgenstein ci insegna che il significato è l'uso, quindi il dato di per sé non è distorto, non ha valore. Quante volte avete sentito il valore dei dati? I dati di per sé sono come i mattoni nell'edilizia, non hanno un valore. Il valore è nell'edificio che contribuiscono a costruire. Il dato, il valore del dato è ciò che permette di produrre, giusto o sbagliato. Mi è piaciuto molto
il prendere atto della soggettività di cos'è una discriminazione, di cos'è un bias. Nella nostra cultura certe cose sono discriminazioni, in cultura completamente diversa non lo sono. Qui la tecnologia che può fare? Beh, capirete che diciamo, in uno scenario così complesso la tecnologia può, e qui sì, deve anzi, rendere semplice quello che apparentemente è complesso. Quindi siccome quando noi lavoriamo con i dati, noi umani, del dato ci interessa il significato, cosa rappresenta, come è stato rilevato, e non vogliamo farci carico di tutta la complessità tecnica che sta dietro al dato, esattamente come quando siamo in macchina e la guidiamo, ma a noi non ci interessa l'infinita tecnologia che sta sotto il cofano, cioè noi guidiamo, vogliamo arrivare alla nostra meta in sicurezza, in comfort e goderci il viaggio. Quindi ciò che dovrebbe fare la tecnologia è mettere in condizione chiunque debba lavorare con il dato di nascondergli tutta questa complessità, facendoli, dandogli la possibilità di concentrarsi su quelle che sono le attività sostanziali sul dato, ma sempre tenendo presente che non ci sarà mai la perfezione. L'etica non è un concetto assoluto, come il bias ce lo porteremo sempre dietro, perché ecco, ce lo portiamo dietro noi. Sul fatto che l'etica non sia un concetto assoluto ne parleremo nel corso dei prossimi panel, anche con Fabio Ciraci, che è un guardacaso, è un filosofo. Però sostanzialmente quello che stai dicendo è che io non ho la formalità del come scegliamo, tu normalmente continua a darlo, scusate. Dico, quello che stai dicendo è che sostanzialmente dobbiamo capire come gestirli questi dati. Quindi a questo punto io passerei a vediamo un po' a chi la lancio la palla, ad Andrea Covino, ecco, al quale chiederei francamente, dobbiamo gestirli, ma come assicuriamo che questi processi di business analytics, di analisi dei dati, in qualche modo non producano essi stessi dei bias? Esatto. Diciamo che l'intelligenza artificiale apprende da quello che ha, apprende dai dati che ha, e i dati sono una rappresentazione di quello che è reale e quindi e di quello che è stato raccolto nel corso del tempo, e quindi portano avanti decisioni che hanno dei bias all'interno, laddove ad esempio i dati sono anche lacunosi, mancanti, e quindi c'è l'importanza, quello che accennava pure l'amico Andrea, della qualità dei dati, che significa anche la rappresentatività di tutto il mondo reale. Leggevo un interessante articolo del Sole 24 Ore che diceva: i dati e gli algoritmi sono ancora troppo azzurri, nel senso che se rappresentano la cultura comune, anche chi lavora nel mondo delle STEM è ancora in maggior parte di genere maschile, questo si riversa sia nei dati che andiamo a analizzare sia negli algoritmi che vengono sviluppati. Come possiamo risolvere questo fatto? Possiamo risolvere attraverso, noi di SAS ad esempio proponiamo delle soluzioni tecnologiche che cercano di garantire un uso responsabile della tecnologia e dare degli strumenti abilitanti lungo tutto il ciclo di vita dei dati e degli analytics. Che cos'è il ciclo di vita dei dati? La parte di data management è quella che spiegava bene il collega Zinno, quindi tutta la raccolta, l'immagazzinamento, la gestione, la spiegabilità di questi dati, capire raggruppamenti in questi dati che possono determinare dei bias, perché anche questo è un aspetto. Ad esempio negli algoritmi che devono determinare a chi dare un credito o non dare, molto spesso in alcuni test si vedeva che l'algoritmo sceglieva molto più frequentemente gli uomini perché considerava le donne a maggior rischio, per un fattore puramente statistico. E lì entra in gioco la responsabilità e anche una scelta di un garante, la scelta di un ente regolatore, ma anche una scelta sociale e culturale di cosa è per noi etico. Appunto, si diceva cosa è etico nel nostro paese, non è etico in altri paesi, e così via. Questo ciclo di vita dei dati e degli algoritmi poi passa allo sviluppo degli algoritmi, che è ancora un concetto ancora più complesso. Gli algoritmi anche devono essere spiegabili, e quindi bisogna fornire degli strumenti a chi si occupa di sviluppo di modelli di intelligenza artificiale per rendere l'algoritmo spiegabile in un linguaggio di business che non sia troppo tecnico. Un amico faceva un commento dicendo: ma io non leggo neanche le istruzioni dei mobili IKEA, immaginati la spiegazione di un algoritmo con 1000 variabili e 1000 metodi. Va bene, però bisogna fare questo sforzo di fornire il più possibile degli strumenti che spieghino quale dato viene preso alla fonte e come attraversa tutto il ciclo di vita dell'algoritmo fino a prendere delle decisioni. E infine l'esercibilità di questi algoritmi. Oggi una statistica dice che ad esempio nella pubblica amministrazione solo l'8% di questi modelli di intelligenza artificiale sono operativi,
E questo potrebbe essere un bene o un male nel senso in come funzionano, perché se dovessero prendere decisioni per la vita delle persone potrebbe essere un gran rischio, no? Abbiamo visto il blocco di ChatGPT. Però che cosa voglio dire? C'è bisogno anche di strumenti che, come si diceva prima, consentano allo human in the loop di capire perché è stata presa questa decisione, da dove viene questa decisione, quali variabili sono state in gioco e se hanno determinato un comportamento discriminatorio di genere, di razza o di qualsiasi altro tipo. Ecco, nelle parole degli Andrei, perché come dire, sono risuonati temi che richiamano Shannon Weaver, sono risuonati temi che richiamano la teoria dell'informazione, mi piaceva ricordare finalmente che il dato e l'informazione sono cose diverse, la conoscenza non è oggettiva, l'informazione per definizione non è mai oggettiva, il che solleva un tema. E il tema è questo: noi partiamo dal presupposto che siamo tutti buoni e che quindi chi sta lì e sviluppa sistemi che sono finalizzati a utilizzare l'intelligenza artificiale per costruire informazione lo faccia cercando di abbattere i bias, lo faccia cercando di eliminare le discriminazioni che non sono soltanto di genere, ci sono decine, centinaia di tipologie di discriminazione. Tuttavia esiste un fenomeno che è quello delle bolle cognitive, quello delle gabbie, quello dei walled garden, che ci fa pensare che alcuni operatori invece su questi bias lavorino, che di questi bias facciano un business. Penso per esempio ai social media, ai social network. Le bolle nelle quali ci inseriscono i social network sono la base della diffusione di quella che qualcuno chiama impropriamente in Italia post-verità, che è la traduzione improvvida del concetto di post-true, che però vuol dire al di là della verità. Quella verità per la quale non è vero ciò che è vero, stavo per dire non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che piace, ma quello non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, non è vero ciò che è vero, ma è vero ciò che è plausibile, ciò che ci piacerebbe pensare vero. Perché? Perché su questo principio si basa il fatto che le persone poi in quei contesti dove trovano cose belle si soffermano e soffermandosi danno ancora più dati e ci aiutano, o meglio, aiutano le piattaforme a conoscerli ancora meglio, creando quindi quei contesti per i quali, indipendentemente dalla veridicità dell'informazione, si sta, perché ci si sta bene. Sono le bolle cognitive, qualcuno le chiama in un altro modo, ma io a questo punto chiederei ad Alvise De Blasio di raccontarci un po' se questa cosa è vera, quello che sto dicendo, come funziona e cosa ci dicono le esperienze e le evidenze scientifiche. Grazie Stefano. Io sono Alvise De Blasio e sono un consulente di Estilos. Estilos è una società che si occupa di consulenza su processi gestionali. In particolare ci occupiamo di tutta la parte, ad esempio, di gestione della customer experience. Grazie. Di gestione della customer experience piuttosto che dei processi operativi. Durante questo mio percorso di consulenza in Estilos mi sono occupato anche in realtà di ricerca, perché tramite Estilos e con l'Università di Padova abbiamo portato avanti questo dottorato di ricerca in algoritmi di intelligenza artificiale e in particolare di come questi algoritmi di intelligenza artificiale spesso sono collegati a tematiche di tipo business o a dati e algoritmi che sono utilizzati per scopi diversi. In particolare una di queste esperienze che ha citato Stefano Epifani riguarda i cosiddetti echo chambers. Cosa sono questi echo chambers e perché sono importanti? I social network, come qualsiasi altra piattaforma, qualsiasi altro business, che sia un business di tipo B2B o un business di tipo B2C, chiaramente per essere sostenuto, essere alimentato del tempo, questi algoritmi di intelligenza artificiale che sono progettati, sono iniettati all'interno di questi sistemi, diciamo che sono basati su tutta una serie di dati che a loro volta portano con sé tutta una serie di bias, tali per i quali vanno a alimentare anche il sistema di business dell'azienda. Mi spiego meglio. Quando l'utente si logga sulle piattaforme, in particolare sui social network, quello che fa è semplicemente scrollare la pagina e verificare se c'è qualche contenuto che può essere interessante per lui. Ovviamente questi sistemi di intelligenza artificiale, ma anche le piattaforme di social network che si basano su questi sistemi, hanno tutto l'interesse a mantenere quanto più possibile gli utenti collegati alle piattaforme, perché ogni qualvolta l'utente è collegato alla piattaforma ha più probabilità di entrare a contatto con la pubblicità, con gli annunci che portano ricavi di vendita e profittabilità all'organizzazione stessa. Quindi cosa succede?
sostanzialmente, e avendo tutto l'interesse queste piattaforme a portare, ad alimentare questo circolo, si tende spesso a consigliare solo ciò che è di interesse per l'utente, ma se si consiglia solo ciò che è di interesse per l'utente si rischia di polarizzarlo e fargli vedere una sola faccia della medaglia. Perché? Perché in questo modo si tende ad alimentare anche tutto il meccanismo di business che va a generare ricavi per l'organizzazione. Cosa è importante portarsi a casa da questo concetto? È importante che spesso in realtà l'intelligenza artificiale è fatta di dati e algoritmi, dipende anche dall'uso che facciamo di questi dati e da come progettiamo questi algoritmi. In particolare nella nostra esperienza che abbiamo portato avanti con una collaborazione, la nostra ricerca con l'Università di Padova e con l'Università di Genova, abbiamo dimostrato che in realtà è spesso possibile progettare soluzioni di intelligenza artificiale che, nonostante tentino di combattere i bias e quindi in questo caso di spezzare il meccanismo degli echo chamber, consentono anche in realtà di mettere al primo posto le esigenze degli utenti, e in particolare nei social network le mettono al primo posto se gli fanno vedere entrambi i lati della medaglia. Se non fanno vedere un solo tipo di contenuto per sostenere un certo tipo di orientamento politico portando gli utenti alla polarizzazione, piuttosto che nel caso ad esempio di utenti potenzialmente aggressivi o che dimostrano tratti depressivi, non li mette a contatto con tutta una serie di contenuti che potrebbero essere dannosi per il loro benessere, inteso anche che li possano influenzare, affinché certi utenti maggiormente aggressivi, se il mio algoritmo consiglia solo determinati contenuti, nella vita reale diventerebbero a loro volta ancora più aggressivi, perché incapsulati in questo meccanismo di risonanza che non fa altro che amplificare le tendenze degli utenti. E quindi diciamo che è importante che qualsiasi algoritmo di intelligenza artificiale, nonostante debba essere pensato per il business, debba anche considerare in realtà il punto di vista dell'utente, mettere al centro del processo l'utente, perché solamente se si mette al centro del processo dell'utente si porta valore per il business, ma si porta valore anche per la società. Ecco, Albise, sostanzialmente tu ci hai detto che è vero che è colpa dei dati, perché in qualche modo gli algoritmi si basano sulle esperienze pregresse, ma è colpa pure degli algoritmi. E non dobbiamo dimenticarci che gli algoritmi le fanno le persone. E a questo c'è da aggiungere un fatto. Noi spesso quando parliamo di inclusione, di abbattimento delle differenze, parliamo più di necessità di rendere tutti uguali piuttosto che di importanza di valorizzare le differenze. E in realtà l'inclusione è l'importanza di valorizzare le differenze nel rendere pari le opportunità, che è diverso dal livellare tutto. Perché questo? Perché in un gruppo di lavoro che va a costruire un algoritmo serve pluralità di vedute, serve capacità di interpretare i problemi secondo logiche, secondo euristiche che sono differenziate e che spesso dipendono intrinsecamente dalla natura di chi sviluppa questo algoritmo. Tradotto, se un algoritmo lo sviluppano soltanto uomini, il bias c'è e se lo porterà dietro. E da questo punto di vista io chiederei alla professoressa Catarci, ecco, questo fatto come lo combattiamo? Si parla di Fair AI, si parla di diversità nei team di progetto, ma a che punto siamo? Quanto possiamo sperare che ci siano team di progetto con ingegneri inclusivi e quindi con gruppi davvero rappresentativi delle differenze? Grazie Stefano, buonasera a tutte e a tutti, spero che mi sentiate. Io purtroppo alcuni degli speaker li ho sentiti bene, altri meno, ma in ogni caso quanto siamo lontani, parecchio. Allora vi farò un esempio, invece di parlarvi di intelligenza artificiale vi parlo di airbag. Gli airbag, sapete che l'ingegneria meccanica è un altro settore dove ci sono soprattutto uomini nei team di progetto, con una percentuale intorno all'88%, più o meno variabile negli anni, ma insomma questo è il valore medio. Bene, gli airbag sono progettati per gli uomini, non intendo gli esseri umani, ma proprio gli uomini, i maschi, diciamo così, e non per le donne. Perché? Ma perché i team di progetto evidentemente si sono basati sulla propria percezione. I manichini che sono stati costruiti
sono stati per anni e anni, adesso si cominciano da poco, recentemente, a fare manichini anche, diciamo così, di dimensioni più femminili, ma per tutti questi anni sono stati maschili. Quindi, in altre parole, la tecnologia non è neutra, perché la tecnologia riflette, oltre che i pregiudizi, le convenzioni, tutto quello che è storicamente stratificato nei dati, anche gli stessi pregiudizi, convinzioni impliciti o espliciti che abbiamo tutti, che vengono trasferiti dai progettisti, dai designer, dagli scienziati negli algoritmi. Quindi, se noi vogliamo una cosiddetta fair AI, uno dei primi passi è proprio, come dicevi tu Stefano, avere la diversità nei gruppi di progetto. Purtroppo siamo lontani da questa diversità, molto lontani. Allora vi farò l'esempio, vi voglio dare un dato molto recente perché viene dal rapporto del 2023 dell'Unione Europea che si intitola Digital Decade Report, che dice che in generale c'è una grossa carenza di competenze in di ICT, cioè competenze del digitale, perché su ogni 1000 laureati e laureate, quindi a prescindere dal genere, solamente 15 sono laureati in aree che riguardano il digitale, quelle che si chiamano appunto tradizionalmente ICT, e di questi 15 solamente il 16% sono donne. Quindi per ogni 1000 laureati, questa è la media europea, per ogni 1000 laureati solamente 2.5, allora il problema è, come nel caso, il famoso caso di Erode, decidere che succede alla mezza laureata, comunque solo 2.5 sono donne. Allora, questo fa sì, questo è vero un po' dappertutto, cioè questi numeri più o meno variabili sono veri in tutti i paesi, possiamo dire, più sviluppati, definiamoli così, non so se è un termine corretto, ma comunque diciamo che ci capiamo, quindi i paesi europei, gli Stati Uniti, il Canada, alcuni paesi orientali dove la situazione addirittura è peggiore, come il Giappone. Allora, in tutti questi paesi, che sono quelli, in particolare gli Stati Uniti, che stanno guidando la trasformazione del mondo, la percentuale di genere femminile è bassissima. Quindi il mondo lo sta trasformando con la rivoluzione digitale soprattutto un insieme di uomini, per lo più bianchi, se vogliamo anche parlare del problema dei pregiudizi legati all'etnia. Cosa si può fare? Bisogna attrarre più ragazze, sconfiggere lo stereotipo del nerd, sconfiggere l'idea che l'informatica è qualcosa di arido, noioso, che non dà possibilità. Sconfiggere l'idea che le donne che lavorano in questi settori sono donne strane, con i capelli dritti, molti piercing, asociali, senza una vita, come ce le rappresentano tante serie televisive, ma al contrario possono essere, sono per lo più donne normali, che hanno una vita, lavorano nei campi più svariati, perché diciamo le competenze ICT danno la possibilità di lavorare in qualunque settore, dall'agricoltura alla medicina all'economia, ditene uno in quel settore, qualunque esso sia. E
e sono donne realizzate come tutte le altre, non c'è nessuna differenza, cioè non è che per intraprendere una carriera nell'ICT bisogna essere o strane o eccezionali, che è l'altra narrazione totalmente sbagliata, no? Spesso ancora adesso, quando una donna raggiunge delle posizioni di vertice in molti settori, ma spesso nella scienza e tecnologia, è una donna eccezionale. Questo per lo più scoraggia le ragazze che, come si sa, mi dispiace, non c'è nessuno psicologo o sociologo, mi sembra di aver capito. Abbiamo nei tavoli, nei tavoli successivi collega. Abbiamo psicologi come se piovesse. Ecco, bene. Allora, c'è, no, la classica sindrome della perfezione delle ragazze che vogliono le cose che siano perfette, altrimenti non si sentono adeguate, che pare che sia qualcosa che colpisce molto di più le ragazze che non i ragazzi, a causa di vari millenni di storie e di condizionamenti. Cosa bisognerebbe fare? Iniziare dalle elementari, iniziare a insegnare il pensiero computazionale, far capire che questi tipo di discipline vogliono risolvere problemi, grandi problemi del mondo, e non far sì che chi ne ha le competenze stia chiuso in stanzette buie, e portare avanti così, abbattere gli stereotipi che, come è noto, insorgono proprio tra la fine delle elementari e l'inizio delle medie inferiori. Questo è quello che si dovrebbe fare, oltre a una campagna che, di nuovo, sia fatta su canali vicini alle adolescenti, agli adolescenti, e che al contempo abbatta lo stereotipo del nerd. Basta che voi guardate sulle serie Netflix come sono rappresentate le dottoresse o le manager e come sono rappresentate le informatiche, e capite subito che una ragazzina di 11-12 anni non vorrebbe essere così. Grazie. Vai. Per questo, per una parola, per ottenere questo è fondamentale che ci sia un progetto a livello di paese, altrimenti si fanno tutti i tentativi spot, l'università X, l'università Y, la scuola Z, che non portano a niente. Grazie mille Tiziana, che ha, come dire, sollevato un velo di realtà su una questione che è molto umana e molto poco tecnologica, perché spesso noi con questa cosa dell'intelligenza artificiale ci convinciamo che tutta sta roba dipenda dalle macchine, quando invece dipende da decisioni che spesso sono umane, sia per quanto riguarda i dati che per quanto riguarda gli algoritmi. Quindi c'è un tema: se le decisioni sono umane, abbiamo il potere e la necessità di prenderle, e su questo dobbiamo lavorare in due direzioni. Una è quella delle prassi, e quindi del come sviluppare le tecnologie, l'altra può essere quella di tipo normativo. E quindi torno sull'Ara Lazzaroni, ma dal punto di vista normativo, cosa si sta facendo e quali sono le potenzialità e i limiti, tenendo presente che dobbiamo fare dei flash da un minuto e mezzo all'uno, e quindi sostanzialmente una specie di bignamone di quello che sta succedendo a livello italiano ed europeo. Bene, allora andando subito sul punto, a livello italiano dal punto di vista strettamente normativo in parte risentiamo di quella che è la regolamentazione in atto nell'Unione Europea, perché l'Unione Europea sta redigendo adesso in modo particolare un regolamento sull'intelligenza artificiale, quindi che ancora è allo stato di proposta di regolamento, che sarà destinato ovviamente ad impattare in maniera uguale, i regolamenti si applicano tal quale all'interno degli Stati membri, quindi darà in qualche modo un'uniformità fra i paesi. Dal punto di vista della regolazione normativa, noi non abbiamo delle norme che sono così capaci di intercettare i bisogni di tutela contro le discriminazioni in ambito digitale. Cioè, le norme sulla tutela antidiscriminatoria che abbiamo sono norme pensate per un lavoro analogico, quindi per un modello lavorativo, per un sistema, una struttura che non prevede l'utilizzo di sistemi di tecnologia digitale così avanzati quali quelli di intelligenza artificiale.
ci sta pensando appunto il regolamento sull'Unione Europea, che di fatto si basa su tre macromodelli, possiamo dire così. Un modello che vieta l'utilizzo di determinati sistemi di intelligenza artificiale, penso a quelli diretti a mappare le persone sulla base delle loro condizioni, piuttosto che pensare al sistema del credito sociale sulla base delle condizioni o dei comportamenti degli individui, che sono appunto vietati. Sistemi di intelligenza artificiale connotati ad alto rischio e sistemi connotati a basso rischio, o perlomeno a rischio non elevato. Su quelli considerati dal regolamento, ripeto, è una proposta di regolamento al momento, su quelli considerati ad alto rischio, uno dei focus principali è indubbiamente il rapporto di lavoro, perché è considerato uno dei momenti nel quale la discriminazione dovuta all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale forse più evidente. Lì si va dall'occupazione alla gestione della carriera, all'attribuzione di premi, al licenziamento e via dicendo. Per quello che riguarda invece i sistemi a basso rischio o no, a rischio non elevato, lì l'obiettivo è quello di stimolare, almeno in questa versione che ha approvato il Parlamento, rivista nel giugno di quest'anno, lì l'obiettivo è quello di stimolare i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale a dotarsi di sistemi algoritmici più possibile trasparenti, quindi a dotarsi di codici di condotta con i quali poter in qualche modo anche rendere appetibile nel mercato il proprio prodotto, in modo tale da costruire su quei codici di condotta una reputazione degli stessi fornitori, che siano in grado di evidenziare quali sono i punti di criticità e i rischi discriminatori. Questo dal lato della regolazione in qualche modo legislativa che vediamo in ponte, però a latere di questo meccanismo c'è anche una regolazione strettamente giurisprudenziale, perché che se ne dica, quello che adesso in qualche modo fa legge, in qualche modo perlomeno fra le parti, è la giurisprudenza, che è piuttosto timida, ma ci sono casi di alcuni giudici che si sono orientati in maniera ben precisa su questo. Penso ad esempio al Tribunale di Bologna nel caso dei rider, e quindi del sistema di intelligenza artificiale che usava la piattaforma per assegnare ai rider i luoghi dove eseguire la prestazione. In quel caso, ad esempio, il Tribunale di Bologna si è andato esercitando dei poteri proprio istruttori del giudice, non richiesti dalle parti, a richiedere ai tecnici di poter analizzare a fondo l'algoritmo per poter poi stabilire se fosse discriminatorio oppure o meno. No. Grazie mille. Lara, io peraltro so che tu devi scappare verso un treno, quindi ti licenzierei, ti darei licenza di andare, altrimenti poi ti immagino che corri affannata sotto la pioggia. Ma hai tirato fuori un tema prima di arrivare in tribunale. Io chiederei ad Andrea Coino, ma un'azienda, no? Esatto. Che tipo di azioni può portare avanti, ecco, per non arrivare a Bologna, che magari lo... che si può fare? Anche perché in diciamo 12-13 secondi, i tempi del regolatore ultimamente sono necessariamente più lenti dei tempi dell'evoluzione tecnologica, perché stiamo vedendo come l'intelligenza artificiale evolve nel tempo e come si cerca a livello giurisprudenziale regolatorio di stare al passo con i tempi. Quindi un'azienda come la nostra, internazionale, che sviluppa sistemi di intelligenza artificiale a livello mondiale, ha dovuto necessariamente dotarsi di regole e strutture interne. Ad esempio nel 2021 abbiamo fondato una Data Ethics Practice con dei colleghi che ci guidano e ci consigliano su tutto il percorso che ho raccontato prima di sviluppo dell'intelligenza artificiale, anche insieme ai nostri clienti, proprio per garantirci la trasparenza di cui si parlava degli algoritmi, la spiegabilità e il comportamento affidabile di queste tecnologie. Senza di questo noi, nel nostro lavoro quotidiano, non sapremo come comportarci davanti a dei dilemmi etici con i quali comunque ci scontriamo tutti i giorni. Ecco, e questo in concreto, se guardiamo per esempio ai processi business to business, che sono quelli che animano poi gran parte delle transazioni, in cosa si traduce in quei 12-13 secondi che hai a disposizione per dircelo? Grazie Stefano, mi fa molto piacere parlare di questo, in realtà, perché come avevamo detto prima, qualsiasi sistema di intelligenza artificiale che sia integrato in un business B2B o integrato in un business B2C, è sempre integrato in un sistema di business. Cosa significa questo? Significa che necessariamente questo sistema di intelligenza artificiale è progettato per ottimizzare tutta una serie di KPI aziendali, quali nel B2B possono essere, ad esempio, parliamo di processi commerciali, la profittabilità.
Tuttavia, in realtà è, come avevamo detto prima, molto importante, oltre a considerare aspetti di questo tipo aziendali, considerare anche aspetti legati all'utente. Perché faccio questo esempio, legato ad esempio allo sviluppo di algoritmi di raccomandazione, che sono particolari algoritmi di intelligenza artificiale, che non fanno altro che connettere utenti e aziende per consigliare i prodotti e i servizi che l'azienda fornisce agli utenti. Se il cliente percepisce che c'è una, in qualche modo una fairness in queste raccomandazioni, in questi consigli che l'azienda fornisce, necessariamente il cliente tende ad allontanarsi dall'azienda. Viene meno il patto di fiducia tra cliente e azienda che contribuisce a generare business. Quindi sostanzialmente qual è la prospettiva del business per quanto riguarda l'etica e l'intelligenza artificiale? Che nel 2024 è molto 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 importante considerare l'etica e quando si progetta una qualsiasi soluzione di intelligenza artificiale, perché integrare algoritmi di intelligenza artificiale nel business significa necessariamente aiutare le persone, aiutare le organizzazioni, e se lo facciamo in modo etico e senza pregiudizi non facciamo altro in realtà che ad andare ad alimentare la relazione di fiducia tra cliente e azienda e a far crescere il business nel tempo, quindi è positivo questo. Andrea Zin, una battuta, si è tornata a parlare di etica, l'avevi citata per primo te, quindi io su quello torno. Quindi come bilanciamo la dimensione tecnica, quella normativa e quella etica, o vedremo poi di sostenibilità? Secondo me non la bilanciamo, cioè io noto sempre una tendenza a voler in qualche modo controllare l'intelligenza artificiale, ma se l'intelligenza artificiale in qualche modo è qualcosa che deve mostrare capacità quasi umane, noi non siamo controllabili. Cioè la forza dell'intelligenza artificiale è anche quella di produrre, proporre cose inattese. Cioè, chiunque abbia giocato con ChatGPT, le famose allucinazioni, sono sorprendenti e sfido chiunque a capire quali dati hanno portato a generare quelle allucinazioni. È impossibile determinarlo. Quindi se noi vogliamo o pensiamo di arrivare a un'intelligenza artificiale completamente controllata per il tramite dei dati, della tecnologia, della normativa, secondo me tanto vale che non usiamo più l'intelligenza artificiale. Cioè dobbiamo accettare il fatto che ci sarà sempre una componente soggettiva, forse anche pregiudiziale, che l'etica sarà sempre qualcosa di soggettivo, e quindi forse starà a noi la capacità ex post, come una volta si facevano i controlli editoriali quando uno scriveva un articolo, cioè che qualsiasi decisione o output prodotto da un modello di intelligenza artificiale sia in qualche modo verificabile. Qui c'è il tema dell'explainability, cioè sapere perché è uscita fuori una certa cosa, forse ci aiuta a fare questo passo di verifica, però siamo in un mondo talmente complesso che il controllo non ci sarà mai. Ecco, Tiziana, una nota di chiusura. Diceva, credo, Popper che l'intelligenza è utile alla sopravvivenza se ci consente di estinguere una cattiva idea prima che la cattiva idea estingua noi. In questo senso l'intelligenza artificiale come si colloca? Ma secondo me la prima cosa che è necessaria è avere la consapevolezza di che cosa sia l'intelligenza artificiale e di come si può usare. Questo, se tutti e tutte avessero la consapevolezza, cittadini, istituzioni, aziende, allora secondo me si potrebbe, diciamo così, lasciarla più libera. Ma questa consapevolezza non c'è, manca totalmente. Grazie mille Tiziana, ringrazio Tiziana Catarci dell'Università La Sapienza, Andrea Covino di Sassa, Alvise De Blasio di Estilos, Lara Lazzeroni, che non ringrazio ma ringrazio come postuma, Andrea Zinno di Denodo, e visto che si è parlato di consapevolezza, sulla consapevolezza apriremo il prossimo panel, il perché però lo dico a chi rimane per seguire il prossimo panel.